Buongiorno, abbiamo dunque considerato due segni del futuro, dell'attuale, cioè la spinta all'unità e l'unità politico-economica e la disgregazione della famiglia. Oggi vorrei parlarvi di un'altra cosa. Oggi ricorre l'anniversario della prima trasmissione televisiva della RAI nel 1954, la televisione. La televisione fu considerato peccato nei primi anni della sua vita, e tutto sommato non è che avessero tutti i torti i nostri padri. Però la televisione può anche essere usata bene per trasmettere l'Evangelo, per trasmettere i valori. Quello che mi piace oggi considerare con voi è il fatto che la televisione permette di vedere quasi in tempo reale tutto ciò che avviene. E questo spiega uno dei versetti che deve essere stato estremamente enigmatico per i nostri fratelli del passato, che si trova in Apocalisse al capitolo 11, dove c'è scritto che due testimoni vengono, è vero, uccisi. E al versetto 8 i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma e Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini di vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcro. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa. Si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ora, quello che non potevano capire in passato è come potevano vedere tutti questi popoli e tribù, questi cadaveri che giacevano nella città di Gerusalemme. Com'era possibile che in tempo reale si rallegravano, in tempo reale si scambiavano, è vero, i doni? In passato le notizie sì, viaggiavano, ma per esempio per sapere della morte di un personaggio o dell'imperatore, beh, passava 2, 3, 4 giorni prima che arrivava la notizia al responsabile della nazione e lui la divulgava ad altri. Ma cos'è che permette a tutto il mondo di vedere questi cadaveri? Ovviamente la televisione, il satellite. Lì noi potremmo vedere questi due che giacciono per terra. Lì possiamo vedere o potremmo vedere i vari re, i vari governanti che si rallegrano. E lì, in diretta, potremmo anche vedere il grande miracolo. Essi si alzarono in piedi e grande spavento cade su quelli che li ed essi udirono una voce potente dal cielo, diceva loro: salite quassù. Essi salirono in cielo, in una nube, e i loro nemici li videro. Wow! Questo sarà in diretta televisiva. Avremo Sky News, avremo la BBC, avremo la CNN, Fox News e tutti quanti, no? Sto pensando alla televisione satellitare israeliana, ce l'avrà lì, fuori di casa, letteralmente questo. E cosa ci deve far pensare?
Ti devi far pensare questo, che fino a 1940, 40, 50, ma direi ancora di più, fino all'epoca del satellite, Gesù non poteva tornare. O meglio, l'escaton, gli eventi della fine non potevano, come dire, eseguirsi, dare, essere svolti. Ma adesso sì. Adesso è assolutamente possibile vedere a tempo, in tempo reale, questi due testimoni, vederli predicare, vederli morire, vederli risorgere, vedere la reazione. Il che vuol dire siamo molto, ma molto vicini. Voi dite che io scopro l'acqua calda, lo so. Ma essendo molto vicini, prepariamoci. Prepariamoci come sposa, prepariamoci come chiesa. Togliamo via il peccato e siamo consacrati a Lui, perché il tempo è veramente vicino.